Maschere da snorkeling trasformate in respiratori per l'emergenza coronavirus sono arrivate anche a Piacenza grazie all'interessamento del medico piacentino Umberto Montecorboli e di altri soggetti del territorio. Le maschere sono state consegnate al pronto soccorso e alla medicina d'urgenza di Piacenza, all'unità di terapia intensiva respiratoria di Cassè San Giovanni e alla medicina interna di Fiorenzuola d'Arda. Nasce da un'intuizione di un collega, il dottor Favero, anestesista di Brescia, aveva avuto modo di confrontarsi con queste maschere particolari da snorkeling. E allora gli è venuto l'idea di poter pensare di utilizzare queste maschere gran facciali per la respirazione in terapia intensiva. Ha avuto modo di prendere contatto con un'azienda del Bresciano che si occupa di progettazione e di stampa in 3D, l'Isinnova, e hanno realizzato un prototipo. E quindi hanno fornito i codici sorgenti per la stampa a 3D a diverse aziende, la Ferrari, la Mares, altre aziende che si occupano di stampa in 3D. E da qui sono nati a spot in varie parti d'Italia delle realtà che hanno incominciato a produrre, a trasformare delle maschere per uso snorkeling in respiratori per la CPAP. Con la Mares si è sviluppato questa collaborazione e con la disponibilità dell'ingegnere Angelini della Mares abbiamo cominciato a lavorare sulla possibilità di realizzare un dispositivo ad hoc per quel tipo di maschera che loro producevano e renderlo disponibile così poi per l'uso ospedaliero. Da qui la Mares gentilmente mi ha dato la possibilità di averne a disposizione da fornire ai nosocomi della mia città e io con entusiasmo ho coinvolto degli amici per la realizzazione di questo progetto. Con la Mares stiamo sviluppando ulteriori iniziative, in modo particolare quello di utilizzare in maniera leggermente diversa, modificata, questa maschera gran facciale come dispositivo di protezione per gli operatori sanitari che possono essere chiamati ad interventi ad alto rischio di contaminazione.